Buonasera e benvenuti a questo incontro di Casa La Terza, in cui parleremo di Leonardo. Ma in realtà parleremo molto più che di Leonardo, parleremo di storia, di fiction, di invenzione, di realtà, di responsabilità della creazione. E ne parleremo con due persone che in un modo o nell'altro credo abbiano molto da dirci. Uno è Antonio Forcellino, autore di un libro su Leonardo, Leonardo, genio senza pace. Buonasera Antonio. Buonasera. E poi vedremo cos'altro ha fatto e fa Antonio Forcellino. E l'altro è Gregorio Botta. Buonasera Gregorio. Buonasera. Buonasera, artista, giornalista, per molti anni vicedirettore di Repubblica. Tutti e due sono molto incuriositi da quello che sta succedendo. E che cosa sta succedendo? Che c'è un serial televisivo sulla Rai che dedicata a Leonardo, anzi, è importante, si chiama L'uomo dietro al genio. È un serial che è partito qualche settimana fa, se non sbaglio si compone di 8 puntate, ne sono andate in onda 4 su Rai 1, e ha avuto un successo straordinario. I dati che ho letto sono che ha superato i 7 milioni di ascolti, uno share credo più del 30%, insomma da partita di calcio alla finale nazionale, diciamo, non, raramente si vedono ascolti di questo livello, cosa di cui credo siamo tutti contenti. Diciamo subito questo, cioè il fatto che ci siano milioni di italiani che in televisione, in prime time, vedono uno sceneggiato, un serial, una fiction dedicata a un genio assoluto come Leonardo, ci riempie di felicità. E quindi ringraziamo prima di tutto la Rai, ringraziamo chi l'ha pensato. Ci sembra una bella cosa, dimostrazione che nel nostro paese ci sono milioni di persone che vogliono vedere cose anche impegnative, interessanti, di sostanza. Però è partita anche una grande discussione su questo serial, è partita sui giornali, perché diciamo, molti hanno sottolineato, addirittura se andate su Wikipedia, c'è una voce di Wikipedia, che ci sono larghe parti di questo serial inventate. E hanno cominciato a dire, ma è giusto, è sbagliato? Come dobbiamo prendere il fatto che ci sono larghe parti invertite? Allora, alcune ce le dirà Antonio Forcellino, in base alla sua esperienza di studioso, al suo lavoro di ricerca, e sarà interessante vedere quali e quante. Ma al di là di questo, c'è un tema molto forte che in casa editrice abbiamo discusso tante volte in questi anni, e cioè, essendo un editore di storia, pubblicando tanti libri di storia, è successo spesso che sui temi in cui hanno lavorato i nostri storici ci fossero romanzi, rappresentazioni cinematografiche, teatro, appunto fiction televisive, e spesso si allontanavano fortemente da questa realtà documentata del lavoro dello storico. E abbiamo fatto discussioni molto forti anche qui in casa editrice sulla legittimità di questa operazione, sul fatto che ci fosse anche una responsabilità da parte di chi scrive, romanziere, sceneggiatore, nel rappresentare la realtà. E questa responsabilità fosse in parte dovuta ai particolari, ai dettagli, alle date, ma anche a una, come dire, a una parte più sostanziale che ha a che fare con l'interpretazione di fondo. Qui si parla, per esempio, di una persona, un uomo dietro al genio, e nella seconda puntata c'è una frase che mi ha colpito, in cui il rivale di Leonardo della Bottega Verrocchio, Tommaso Masini, risponde a chi lo interroga: certo che Leonardo avrebbe potuto uccidere, poteva essere lui l'assassino di Caterina, poi ne parleremo, che ne parlerà anche Antonio, è perché il suo genio è plasmato dalla sofferenza, e la sofferenza può portare a compiere atti terribili. Quindi, come dire, di quest'uomo dietro al genio si dà un'interpretazione, e è interessante capire se questa interpretazione è fondata o no, è legittima come tutte, ma è fondata o no, che è cosa diversa. Io però passerei subito la parola a Gregorio, perché ho chiesto appunto a Gregorio Botta che, come dire, nella sua doppia veste, sia di artista militante, cioè di una persona che l'arte la conosce, la fa, quindi ha anche una sensibilità supplementare, non solo la conosce, la studia, l'analizza, ma la fa, ma anche di giornalista,
che certamente è in grado di sollecitare Antonio Forcellino. Ricordo soltanto di Antonio Forcellino, così esimo Gregorio, che Antonio, oltre che essere uno dei maggiori restauratori italiani, ha restaurato il Museo di Michelangelo e altre opere importanti, è uno studioso del Rinascimento, dell'arte, ma anche della storia del Risorgimento. Non solo ha fatto per noi la biografia di Leonardo, ma di Michelangelo, di Raffaello. Ha fatto da ultimo, mi piace ricordarlo, un libro che ha avuto un grande successo, un bellissimo libro sulla Cappella Sistina, in cui c'è anche una parte estetica, ma c'è una parte sulla costruzione della cappella, su ciò che questo ha comportato nella storia di quel periodo, e quindi, come dire, mettendo insieme l'intreccio e anche la persona o le persone, diciamo, che a quel capolavoro hanno dato mano. E quindi credo che Antonio Forcellino sia la persona giusta per guidarci in questa riflessione, a partire da Leonardo, su storia, fiction, narrazione, eccetera. Quindi a te la parola, Gregorio, vi invito a seguire questa conversazione che credo sarà molto stimolante. Allora, buonasera a tutti, ciao Antonio, ciao Giuseppe, noi siamo amici, quindi ci diamo tutti quanti del tu, per cui non... Allora, io vorrei partire da questo fatto, cioè è evidente che nel momento in cui si mette in scena o si mette in un romanzo un personaggio storico, un artista, così come un politico, eccetera, che appartiene al passato, è evidente che c'è una dose di arbitrio, c'è una dose di invenzione inevitabile, perché non abbiamo assistito alle scene che andremo a descrivere. Quindi a me non interessa tanto il particolare, questo particolare è vero, questo particolare, come si è sempre, diciamo, spesso si fa, cioè l'orologio, il famoso orologio del centurione romano. Non è tanto questo. Il problema, diciamo, è il quadro generale che esce dalla fiction, dalla messa in scena che... Gregorio, mi dicono dalla regia che forse è meglio che togli le cuffiette, perché si sente un'interferenza. Se le togli le cuffiette è meglio. Così sentite? Sì. Così sentite? Sì, sì. Allora, ok, senza cuffiette. Dicevo, quindi non vorrei andare, poi magari possiamo anche andare nel dettaglio e divertirci. Il problema è che mi sembra che siamo di fronte a una grandissima contraffazione, a una contraffazione che riguarda molti capitoli della storia. Il fatto che loro abbiano dovuto inventare, e poi parleremo di questo, perché questo, diciamo, secondo me è uno degli aspetti più interessanti, una crime story, diciamo, per giustificare uno sceneggiato, un serial, diciamo, su Leonardo, da vendere al mondo, evidentemente, quindi non è una produzione solamente italiana, eccetera, e ti dice questo sostanzialmente. Il sottinteso è: la storia, la biografia di Leonardo non basta a sostenere una serie di 8 puntate. La biografia di Leonardo in realtà è una storia straordinaria, se uno potesse raccontarla, anzi non basterebbero 8 puntate, ovviamente, senza essere per questo pedanti, eccetera. Però la cosa che mi colpisce, ne avevamo parlato con Antonio prima, in precedenza, è che non solo c'è la necessità, diciamo, di appoggiarsi a dei plot in qualche modo cinematografici, diciamo, da serie cinematografiche, da noir, come dice la meravigliosa Matilde De Angelis, perché non deve essere una rottura di palle, ecco. Ma magari non sarebbe una rottura di palle neanche se non ci fosse il crime. Ma insomma, il problema è che in realtà c'è poi invece, come dire, in qualche modo nel riscrivere una storia, nel raccontarla, c'è sempre un'ideologia, c'è una lettura della realtà, c'è una lettura della... E il caso di Caterina da Cremona è esattamente il punto nodale di questa vicenda.
il fatto che loro abbiano avuto comunque bisogno di mettere una coppia uomo-donna al centro della storia, che, in cui poi la donna, diciamo, viene uccisa. Ma il fatto che ci debba essere una coppia, una donna, cosa che nella vita di Leonardo una presenza di questo genere non c'è mai stata, Caterina o non Caterina che sia, ti dà un'idea, diciamo, del fatto che tu hai bisogno di alcuni elementi narrativi forti, perché altrimenti temi che il tuo racconto non possa passare. Questo appunto rivela diciamo una ideologia sottintesa, quella appunto che tu comunque devi vendere un personaggio che non dico che è eterosessuale, perché ne dichiarano l'omosessualità, anche se la figura omosessuale di Leonardo che raccontano è timido, impacciato, infelice, eccetera. Ora anche qui ne parleremo con Antonio, diciamo, sulla sessualità di Leonardo si è molto scritto, ci sono state biografie che hanno affermato che fosse un omosessuale felice e praticante, altri che dicono che invece fosse un omosessuale latente, Freud prima di tutti, un omosessuale non praticante, spaventato, eccetera. Quindi è ovvio che noi non possiamo entrare dentro la psiche più di tanto di Leonardo, ma è certo che non ha mai avuto una donna che lo ha accompagnato per parte così importante della sua vita come invece l'ha. Ora, è interessante, Antonio, vorrei che partissimo da questo, che Antonio ci raccontasse come nasce la leggenda di Caterina da Cremona. Perché gli autori ci hanno detto che in realtà c'è un aggancio in qualche testo, in qualche biografia, eccetera, ma pare che le cose non stiano così, vero Antonio? Sì, io dunque a un certo punto compare negli studi scientifici su Leonardo questo riferimento a Caterina da Cremona, una prostituta che lui avrebbe frequentato, che testimonierebbe quantomeno la bisessualità di Leonardo. E questa storia è un'invenzione non mediatica o romanzata, è un'invenzione proprio dell'accademia, degli studiosi, tanto per chiarire che poi la manipolazione della storia non appartiene solo alla divulgazione o in tempi più recenti ai media, alla televisione. In qualche modo, quando si fa storia, più o meno si manipola comunque. Questa Caterina da Cremona, quindi, è l'invenzione di una cultura turbata dall'omosessualità di Leonardo, perché nell'Ottocento, peraltro un'omosessualità che poi a noi ci interessa perché è parte integrante della sua vita di artista, i suoi prodotti non si possono leggere senza tener presente la fortissima attrazione che lui aveva per gli uomini, tant'è che il San Giovanni, che noi oggi veneriamo, nell'Ottocento scatena degli attacchi proprio per questa sua natura sensuale, androgene, fortemente ambigua, e quindi la cultura borghese si difende da questo, cerca di esorcizzare questo aspetto di Leonardo, e quindi inventa questo documento che in qualche modo riporta Leonardo in un ambito più accettabile. Quando io ho scritto la biografia, fui molto incuriosito da questo documento, perché mi sembrava strano che Leonardo potesse frequentare delle prostitute, poi per una serie di motivi non legati solo alla sua predilezione per i maschi. E come si fa in questi casi? Uno tende a risalire alle fonti per scoprire che queste fonti non esistevano. Esisteva la parola di uno studioso che a un certo punto dice di aver visto questo documento, e questa parola diventa documento essa stessa.
e su queste si fonda una certa percezione. E quindi è strano che ci ritorni questo oggi, che avremo gli strumenti più autentici per avvicinarci a un Leonardo, perché poi il problema qual è? Non è tanto l'invenzione, che è giusta, cioè anch'io quando scrivo un romanzo è chiaro che devo inventare perché devo riempire dei buchi, però il problema è che Leonardo è un artista, quindi in qualche modo è una figura viva, perché ci ha lasciato delle tracce importantissime per noi, quelle che mettono in fila milioni di persone al Louvre, quelle che hanno messo in fila milioni di persone nelle mostre, per andare a vedere un Leonardo in presenza, che è la sua opera d'arte. Quindi in qualche modo il lavoro che facciamo noi di storici è preparare, perché intanto è un lavoro, almeno per quanto riguarda me, che faccio io, quando io sono, inizio un lavoro di conoscenza su un'opera d'arte, voglio capire cosa l'ha prodotto, quindi la ricostruzione della storia, soprattutto nel caso degli artisti, non è un esercizio astratto, non è un esercizio accademico, è uno strumento vitale per poter godere, capire quell'artista. Se io vado a vedere il Cenacolo, devo capire cos'è successo a Leonardo, a Milano, eccetera. Allora il rischio qual è? Che siccome il mio libro inevitabilmente lo legge un numero molto ristretto di persone, una fiction così, che è una, come diceva Pepe prima, è un bel lavoro, è un lavoro fatto bene, recitato bene, ambientato bene, con delle belle ricostruzioni, quindi in qualche modo è un lavoro che seduce milioni e milioni di persone. Ma quando queste persone andranno davanti al Cenacolo e penseranno a Leonardo che tenta di salvare il duchino Gian Galeazzo dall'avvelenamento del Moro, anzi, per menzionare una cosa che in qualche modo mi ha lasciato un po' dispiaciuto, no? Riguardo al secondo episodio, Leonardo conquista il Moro perché lo salva dal veleno, no? Ora questo sarà anche più seduttivo, ma è una storia banale che poteva riguardare qualsiasi cortigiano di qualsiasi, peraltro una storia assolutamente non vera, che mette in ombra invece il motivo per cui io vado a studiare e a vedere Leonardo. Leonardo seduce il Moro attraverso il suo talento, cioè la bellezza del rapporto di Leonardo con il potere e che piega il potere, perché dimostra di averne uno molto importante, cioè il potere dell'arte. Quando Leonardo dipinge il ritratto per l'amante del Moro, per Cecilia Gallerano, ma soprattutto dipinge la Vergine delle Rocce, Leonardo ha acquistato un potere enorme nella corte di Ludovica e verso Ludovica, e lo farà da questo momento in poi, lo farà sempre. Quando, altro che Leonardo carcerato, quando Leonardo avrà dei problemi legali con i fratellastri, ma interviene il re di Francia, interviene il governatore di Milano per dire risolvete questa questione al governatore di Firenze, perché noi vogliamo indietro Leonardo che deve finire delle opere. Quindi, cioè, noi oggi siamo interessati a Leonardo perché siamo interessati alle sue opere, non perché siamo interessati a delle vicende che tra l'altro non sono esistite, anzi purtroppo costituiscono un po' un'occasione mancata, perché spostano l'attenzione verso altro, e questo altro, per quanto seducente, ci lascia poco, non ci fa fare un passo avanti, tant'è che il rischio di questa fiction
è che Caterina risulti molto più interessante di Leonardo, il quale, e questo è un altro peccato, perché Leonardo era, oltre ad essere un artista divino, era un uomo divino, un uomo che inventa uno stile di vita. Ecco, tu dicevi questa omosessualità sofferta, in cui sembra sempre che cada per la malizia degli uomini che lo circondano. Leonardo era un omosessuale meravigliosamente libero, che impone uno stile. Io, esagerando, dico sempre che quando io penso a Leonardo come stile di vita, io penso a Elton John, penso a una figura di artista completamente libera, vistosamente libera, perché Leonardo era un uomo con un'eleganza vistosa anche nella vita di tutti i giorni. Tra l'altro, vederlo sempre vestito di nero mi piange il cuore. Antonio, ti fermo un attimo, appunto perché questo è un dato, anche questo, diciamo, significativo e importante. A me mi sembra, diciamo, che tutto quanto l'abbiano descritto come un luogo comune. Ecco, leggendo il tuo libro, i tuoi libri su Leonardo, anche il Cavallo di Bronzo, eccetera, e appunto il ritratto che tu fai di Leonardo è, a parte la questione, diciamo, del fatto che poi vestiva in modo spendeva moltissimo in vestiti per lui e per Salai, che era il suo, diciamo, ragazzo di bottega, se possiamo chiamarlo così, ma in qualche modo il suo compagno, così tu dici, per tanto tempo, mascalzone, ladro, però seduttivo, molto seduttivo. Ghiotto, ecco, l'ho detto. Però anche come sì, anche come diciamo, figura generale, Leonardo era, non era quell'artista timido e impacciato che si vede all'inizio nella bottega del Verrocchio. Era uno che arriva, almeno così io ho capito, poi sei tu che mi devi dire se è esatto, arriva alla bottega del Verrocchio perché ha già dimostrato delle enormi capacità, delle straordinarie capacità di disegno. E quindi il Verrocchio non è che lo scopre per caso andando a sbirciare i disegni, sa che è un grande, sa che è uno che può diventare un grande, ed è uno già che molto presto è consapevole dei suoi mezzi e vuole lanciare una grande sfida. Ecco, anche questo, il fatto che invece ritraiamo l'artista come contratto nelle sue possibilità, che descrive lo sceneggiato, anche questo mi sembra un luogo comune. Cioè, un luogo comune è il fatto che ci deve essere una donna, un luogo comune è il fatto che debba essere un artista timido che fa fatica ad affermarsi nel mondo. Ed è esatto questo che sto dicendo, cioè è così il Leonardo che tu hai immaginato nel leggere. È un Leonardo, diciamo, un Leonardo non sofferente, ecco, non così tanto sofferente. Guarda, come dicevo, poi la storia è comunque interpretazione, però tu hai citato Leonardo nella bottega del Verrocchio, no? Io mi sono stupito nel primo episodio, è interessante la ricostruzione, però che succede? Leonardo di notte scende e risolve il problema del sollevamento della palla di bronzo di Verrocchio sulla cupola, e questo non è vero. Poi invece vediamo Leonardo che dipinge l'angelo nel battesimo di Cristo, e ci viene omessa un'informazione importantissima che andrebbe nella direzione in cui tu dici, che ci fa capire subito che Leonardo non era per niente timido, non è mai stato timido. Qual è l'informazione che viene omessa? È quell'angelo è dipinto a olio. Non è solo un angelo meraviglioso, è un angelo dipinto con una tecnica nuova. Allora uno lì, no? Questo è un fatto. Il resto della tavola
tranne la finitura, alcune parti del Cristo, è dipinto a tempera, perché a Firenze nel 1572 si dipingeva per lo più a tempera. Però che succede? Che arrivano dalle Fiandre, arrivano questi quadri a olio e Leonardo li guarda e capisce immediatamente che hanno una possibilità espressiva diversa, sperimenta l'olio sulla tavola del maestro, cioè stiamo parlando di un allievo che impone una tecnica innovativa all'interno di un contesto abbastanza conservatore. Quindi l'informazione che poi mi permette di capire l'importanza di quell'angelo è questa. Se tu invece me la togli e mi dici che lui aveva, di notte scende e costruisce l'impalcatura, non mi stai facendo fare un avanzamento, anche se poi è tutto costruito molto bene. Cioè il problema della seduttività è che la seduttività, se è diretta, orientata in una direzione sbagliata, ci allontana. Che è, perché una cosa è cercare di rendere appassionante e seduttiva la storia, e una cosa è cambiare direzione. Certo, io una cosa ti volevo chiedere, perché della storia del Verrocchio vorrei chiederti anche altre due cose, e cioè, è vero che Verrocchio, intanto Leonardo non andò mai in carcere per sodomia, fu solamente denunciato anonimamente, ma la denuncia in quanto anonima poi non ebbe seguito. Ma è vero che dopo la denuncia il Verrocchio lo mandò via dalla bottega? Lo chiedo, come dice la serie, lo chiedo per un motivo, per capire qual era, diciamo, il grado di accettazione di comportamenti omosessuali al di là della legge nella Firenze dei medici dell'epoca, così come nella Roma, eccetera. Ma per questo, diciamo, mi sembra un'informazione importante e significativa. Così come mi sembra importante e significativa sapere se è vero che i frati rifiutano l'adorazione e Benci rifiuta e non paga il ritratto di Ginevra. Anche questo, perché anche questo, se non fosse vero, corrisponderebbe a un'idea di un luogo comune, e cioè l'artista che all'inizio della sua carriera viene rifiutato, incontra dei rifiuti, e da lì comincia poi il suo percorso, che serve alla sceneggiatura, perché è ovvio, ma in realtà non è così che andò. Guarda, e come hai detto tu all'inizio, dovremmo stare, la biografia di Leonardo è talmente straordinaria che dovremmo stare diversi mesi a parlarne. Comunque ti dico subito tre secchi no. Non è vero che Leonardo viene allontanato dalla bottega di Verrocchio in seguito alla denuncia per omosessualità, perché tra l'altro lo stesso Verrocchio è sospetto di avere una relazione omosessuale col suo allievo, perché quando poi Verrocchio morirà lascerà tutto a questo allievo, il fratello di Verrocchio fa causa perché dice no, io voglio i beni di mio fratello. Quindi chiaramente quelli erano ambienti molto maschili, come noi sappiamo, come l'esercito, come, e quindi erano ambienti nei quali si sviluppavano moltissimo questo tipo di relazione, per i quali c'è grandissima tolleranza. È proprio sbagliato vedere con gli occhi di adesso diciamo la sessualità del Rinascimento. Il problema della denuncia a Leonardo è comunque che era coinvolto un minorenne, un ragazzo di 16 anni, e questo era un fatto non tollerabile neanche allora. Ma in realtà quella denuncia per la quale si istruisce un processo ma poi non si dà seguito a niente, non sconvolge assolutamente Firenze, tant'è vero che Lorenzo poco dopo
gli appalta un quadro che lui non farà per il Palazzo dei Signori, cioè la ribalta più importante di Firenze, e lui deve fare questa pala, quindi non c'è proprio nessuno scandalo. E infine il quadro dei per San Salvi, l'adorazione dei Magi, non è vero che viene rifiutato. Il quadro viene Leonardo lo lascia interrotto, come lascia interrotto tutto, perché lui insegue un altro tipo di obiettivo, quindi parte per Milano perché pensa di avere più possibilità a Milano. Ma il quadro viene apprezzato tantissimo, anche non finito, e il fatto che a noi ci è arrivato non finito è ci dà subito il valore dell'apprezzamento di Leonardo, perché in quei casi che succedeva? A volte succede, un artista muore, oh beh, se ne chiama un altro e si fa finire, ma in quel caso è talmente chiaro il valore immenso di Leonardo che il quadro rimane così. E sembra che poi 30 anni dopo, 40 anni dopo, quando era in una chiesa fuori Firenze, quando c'è un problema di assedio, il quadro viene portato in salvo dentro Firenze. Cioè Leonardo da subito si impone come un artista straordinario, no? E quindi questa timidezza, questa insicurezza non è proprio riscontrabile, anzi è un uomo talmente consapevole del proprio genio che rompe per primo le catene dell'artigianato, no? Dell'arte intesa come un artigianato, cioè il primo che si rifiuta di consegnare un quadro che gli è stato commissionato perché dice vale troppo, più di quello che voi intendete pagarmi. Quindi altro che timidezza, è veramente un artista che introduce un modo nuovo, veramente, anche esistenzialmente, di riportarsi all'arte. Posso intervenire un attimo per dirvi che ci sono tantissime domande. Quindi quando vuoi, Gregorio... Io ce l'ho, me la sta mandando la regia, diciamo così, su WhatsApp. Ci sono intanto tantissime persone che ci stanno ascoltando. Allora, magari dille te però, allora, perché io non riesco a leggere sull'iPad. No, però, Gregorio, io volevo... C'è già qualcuna? Però, Gregorio, a me ci tengo a dire una cosa che è venuta fuori... nelle nostre discussioni, no? Cioè tu ponevi un problema sul perché poi in tutte queste serie, in tutti i racconti sugli artisti, in qualche modo quello che rimane fuori, no? Tu dicevi è l'arte. Cioè, lo vuoi spiegare meglio? Perché a me questo mi sembra una cosa interessantissima. Sì, no, lo volevo. Ma allora, intanto volevo dire una cosa, intanto Leonardo è una vittima proprio predestinata di queste cose qua, nel senso che c'è stato qualche anno fa una serie che rispetto alla quale questa qui, diciamo, la serie italiana è una testimonianza di assoluto rigore storico, perché era una sequela di sciocchezze incredibili che era Da Vinci's Demons, non so se voi lo sapete. Poi c'è stato... Non so se l'avete vista, io ne ho vista qualche puntata e sono inorridito, perché lì Leonardo, a parte, era in questo caso un giovane aitante, spigliato, battagliero, ma era una specie di 007 lanciato non solo nel mondo occidentale e non solo. Ma poi c'è stato il famoso caso del Codice da Vinci, ma almeno lì non c'era... come dire, l'idea di mettere il personaggio. Per cui, diciamo, Leonardo in qualche modo attira gli sceneggiatori, perché è una figura talmente ricca e complessa può essere bella, però appunto al prezzo di essere totalmente stravolto. Però quasi sempre gli artisti rappresentati vengono
o banalizzati o ridotto a dei piccoli a delle piccole parti, come se la complessità della loro vita fosse inarrivabile. Io adesso cito alcuni casi recenti. Uno è il Michelangelo di Concialoschi, che mi è sembrato ridotto Michelangelo, diciamo, a parte la grandeur di fare le aspirazioni enormi di cavare dei grandi pezzi di marmo, che devo dire che è la parte più bella del film, però ha un personaggio gretto, un personaggio attaccato ai soldi, che era vero, per carità, non è che non fosse vero, però lite con la famiglia, senza mai l'aspirazione dell'artista, il poeta, quello che so, il poeta che scrive, quello che sogna, l'intellettuale, niente, scompare. Ma poi ho visto, che non so, il film su Emily Dickinson, in cui Emily Dickinson è ridotta alla, benissimo interpretata, ma è ridotta alla sua malattia. Praticamente non c'è mai Emily Dickinson che scrive. Il film su Keats, che è una banalizzazione di Keats, eccetera. Voglio dire, è come se non ce la si facesse a raccontare la ricchezza della vita e della sfida che gli artisti pongono a se stessi. Ecco, non lo so, dico, forse magari adesso è l'anno di Dante, mi sono immaginato, pensa uno sceneggiato, adesso voi avete pubblicato Barbero, che va benissimo, che ha venduto decine di migliaia di copie, a dimostrazione che anche libri seri possono avere un pubblico, certo non lo stesso pubblico della TV, però un pubblico, possono essere dei grandi successi editoriali, ecco. Non c'è bisogno di stravolgere le vite, di banalizzarle, di trasformarle appunto in una serie di luoghi comuni in cui quasi tutto quello, in quattro puntate, noi quasi tutto quello che abbiamo visto di Leonardo è falso. Persino l'episodio dell'avvelenamento non solo di Ludovico, ma di Gian Galeazzo, è falso anche quello, perché per quale motivo Gian Galeazzo è un bambino, quando invece, quando viene assassinato, era già sposato? Per quale, cioè, non c'è nemmeno un motivo in questo caso, c'è semplicemente l'idea, mettiamo tutto quanto insieme. Ma insomma, quello che volevo dire è che stavo mangiando, tu pensate che cosa può diventare Dante in una serie TV fatta adesso? Potrebbe essere una cosa. Dunque, io posso inserirmi un attimo, perché ci sono tantissime domande, non riusciamo a rispondere a tutte, certo. Ma almeno io vorrei girarvele. Ci sono molti commenti, devo dire, molto positivi sulle cose che hanno detto, persone che dicono che hanno molta stima, in particolare Ileana della Morgia, per esempio, dice: ho moltissima stima per il grande restauratore Forcellino, che segue e leggo sempre con vivo interesse, un bellissimo incontro. Poi ci sono voci critiche, per esempio Rossana Rummo dice: la storia di Leonardo è talmente straordinaria, come si legge anche nei libri di Forcellino, che ridurla a un feuilleton è stato uno sbaglio. Ma arriva anche la domanda di uno storico dell'arte, Marco Di Capua, che dice, che scrive: chiedo una cosa a Gregorio. Giro la domanda naturalmente anche a Antonio, però. Non pensi che una buona storia dell'arte debba anche usare i soliti ottimi arnesi della letteratura? Questo proprio per comprendere meglio il nesso tra un uomo, la sua personalità e il suo stile. Io, insomma, distinguerei tra narrazione e fiction. Questa è la domanda di Di Capua. Io ne aggiungo il fatto che, ovviamente, l'argomento, ma questo lo dico da imprenditore, editore, è sempre quello. Non si riesce ad arrivare a un grande pubblico se non semplificando. Voi avete detto banalizzando. Chi fa una fiction come un libro non dice mai, dice semplificando. La semplificazione corre rischi, ma solo in questo modo io riesco comunque a far arrivare al pubblico un grande artista e la percezione del suo genio. Ecco, quindi direi appunto prima Gregorio e poi Antonio sulle due domande, quella di Marco Di Capua e questo tema anche appunto della necessità della divulgazione.
Gregorio. No, ma io sono d'accordissimo con Marco, sono d'accordissimo con Marco Di Capua sul fatto della possibilità, diciamo, narrativa della storia dell'arte. E, anzi, la invoco e vorrei che la critica d'arte uscisse dal suo recinto di scrittura difficile e respingente, in cui spesso si auto richiude. Ma diciamo, il problema ovviamente è fra la divulgazione o la semplificazione, come dicevi tu, e la falsificazione. Perché il punto, qui stiamo parlando di questo, cioè qui non siamo di fronte a una modica quantità di invenzione, siamo di fronte a una quasi totale falsificazione, e che peraltro io penso che non sia necessaria. Il punto è questo, cioè Antonio, appunto, io ogni tanto quando leggo i suoi romanzi dico, ma tu adesso hai scritto tutti questi dialoghi fra questi qua, ma chi te l'ha detto, ma che ne sai, eccetera. E lui mi dice, no, però guarda, mi risponde, però i fatti sono tutti quanti provati. Il punto, appunto, il limite che si mette, anzi è Antonio che lo deve dire, il limite che si pone quando scrivi un romanzo storico o di storia dell'arte, eccetera, è un limite che ognuno si misura come vuole, però è la domanda che faccio io ad Antonio. Qual è il tuo limite quando racconti? Ma intanto io, cioè proprio tutta la mia scrittura nasce dalla seduzione dei documenti, mettendo in questo accezione sia le opere, perché io faccio il restauratore, quindi per me l'opera è un documento, che proprio i documenti veri. Leggere un appunto di Leonardo, leggere un disegno di Leonardo è un'emozione fortissima, e io cerco di avvicinarmi alla realtà delle opere di questi uomini, perché poi la scrittura è anche una forma di autoanalisi, in qualche modo delle risposte, delle domande che faccio a me prima di tutto, poi la risposta la cerco nella scrittura. E io sono a favore poi dell'invenzione, come dire, magari la potessi fare io una fiction, però il problema è non necessariamente la seduzione viene dalla falsificazione. Io, sarà perché sono figlio della generazione che è rimasta folgorata da Andrei Rublev, no? Pure quello era un film. Esatto. Lì è nato, io le icone non le avevo mai neanche considerate. Quel film mi ha aperto il mondo della spiritualità dei pittori di icone. Allora la narrazione deve fare questo, e quel problema dell'arte, perché noi non riusciamo a raccontare l'arte? Perché l'arte rimane sempre qualcosa, ancora oggi rimane qualcosa che non riusciamo a capire. Il problema vero è questo, perché noi non riusciamo a capire cosa ha permesso a Leonardo di fare la Gioconda. Purtroppo, lo dico proprio come studioso, come narratore, che magari intorno a quel quadro ha scritto migliaia e migliaia di parole, il percorso è ancora troppo lungo, ci servono ancora troppe parole per avvicinarci a quel quadro, che è come il Santo Sacramento, non vorrei essere blasfemo, però poi l'arte ha qualcosa di inspiegabile. E quindi noi ci giriamo intorno. Il problema è che se ci giri troppo distante, tu non ti avvicini proprio all'obiettivo. Quindi va benissimo qualsiasi forma di invenzione, secondo me, che però non debba tradire quelle che sono le motivazioni. Cioè, in particolare, però, siccome stiamo parlando di Leonardo, che è il personaggio più reinventato della storia dell'arte e della storia,
bisogna ricordare che Leonardo si presta a questo proprio per la sua vita. Sembra banale, però il fatto che lui scriva al contrario crea da subito un problema per l'accesso a Leonardo, perché devi mettere lo specchio, devi... Il fatto che lui scriva, e questo è interessante, no? Sarebbe interessante spiegare, perché lui scrive in un modo quasi autistico. Lui non scrive riferendosi agli altri, lui dialoga con se stesso. Questo è meraviglioso, perché lui vive in un mondo che prescinde il mondo reale. E questi, secondo me, sono elementi narrativi anche più interessanti dell'avvelenamento di Gian Galeazzo Sforza o della povera Caterina, che finirà per mangiargli la scena, perché se continuiamo così è chiaro che Caterina diventerà il protagonista della fiction e il povero Leonardo sarà messo KO da una donna che non ha mai incontrato, perché è un'attrice anche perché è un'attrice straordinaria, diciamo, veramente sì, brava. Pepe, non lo so. Non sento l'audio. Scusate, ci sono molte osservazioni. Sì, ci sono molte osservazioni che continuano ad arrivare, alcune di apprezzamento, che dicono che, anzi, non bisogna paragonare una fiction a Tarkovsky, e quindi, diciamo, bisogna distinguere. Dalla regia hanno lanciato la domanda, che vi giro, se ci sono invece delle fiction che sono state in qualche modo rispettose della realtà storica. E uno, Monia Fratoni, suggerisce Ligabue con Flavio Bucci, un serial televisivo degli anni 90. Mi viene in mente che, tra l'altro, recentemente ho visto anche quello di Elio Germano su Ligabue, che mi è sembrato un bel film. Però vi giro la domanda perché, diciamo, il tema è anche quello, si può fare, appunto. Poi c'è anche qualcuno un po' critico, lo giro a tutti e due. Mediaevi, il medioevo al presente, dice: beh, insomma, si può fare l'obiezione che il cinema è in primo luogo arte e che non ha alcun dovere rispetto a un concetto di verità storica. E cita il caso di Brancaleone. Dice: pensiamo quando uscì il film Brancaleone, che fu accolto da molti storici come verosimile nella rappresentazione del medioevo, anche se non aveva nulla di storico e nulla legato a fatti storici. Vabbè, però allora perché lo chiami Leonardo? Poteva essere una visione. Se posso, sì. Vai, Gregorio, vai. Dire una cosa. Sì, no, è verissimo, nel senso, se, tu, Brancaleone, tu puoi fare una... un film, una serie TV su un artista del 400, del 500, di quando vuoi, immagina, ma appunto non lo chiamare Leonardo. Adesso c'è un film che è uscito qualche anno fa, che secondo me è un film bello, che si chiama Opera senza nome, che parla, mi sembra Opera senza nome, che parla di Gerhard Richter senza mai nominarlo. Allora, e peraltro un artista in vita, e no, mi colpisce questo perché in realtà fanno la scelta opposta, cioè fanno un film probabilmente fedele alla vita di Richter, che è un grandissimo artista contemporaneo, ma decidono di non metterci il di non metterne il nome, proprio per avere la libertà di cambiare e fare, eccetera. Allora, la verità è che tu metti il nome di Leonardo perché Leonardo, diciamo, è un brand che vendi in tutto il mondo in una maniera molto molto facile, e quindi, diciamo, non puoi fare a meno di quel nome. Dopodiché pensi che falsificando e banalizzando, passando attraverso alcuni luoghi comuni, come ho cercato di dimostrare, appunto, l'artista maledetto, rifiutato, l'artista timido, introverso, eccetera, eccetera, pensano di la presenza di una donna, pensano di poterlo vendere meglio e di più, eccetera. Ecco, il punto è che in questo modo loro
amplificano il discorso su Leonardo, ma sottraggono conoscenza, cioè non è che sottraggono conoscenza, perché ha ragione Antonio quando dice ci saranno persone che andranno a vedere il Cenacolo o la Gioconda con un'altra cosa in testa, così come è successo con il Codice da Vinci. Nel senso, io ho discusso con molti amici dei miei figli che sostanzialmente prendevano per vera la lettura, l'interpretazione esoterica dell'ultima cena. Ecco, questo voglio dire, sono cose delle quali, però Dan Brown in qualche modo è incolpevole, Dan Brown non ha mai detto io faccio la biografia di Leonardo. In questo caso invece il punto è questo, il punto è che tu ti prendi un nome, lo svuoti e lo riempi con un'altra cosa, ma totalmente, appunto, il problema è che non è poco, non sono dettagli. Hanno preso, diciamo, i vestiti di Leonardo, hanno svuotato l'uomo, invece di mettere l'uomo, com'era, l'uomo dietro l'artista, è il nome dietro l'artista, e basta, nient'altro. C'è solo il nome. Scusate, leggo un commento. Leggo un commento di Ileana Della Morgia che mi sembra molto bello, il giro ad Antonio invece. Lei scrive: io penso che una fiction su un personaggio così importante come Leonardo non ha bisogno di artifici né di eccessive invenzioni, anche quello che voi stessi avete detto. Leonardo si racconta da sé. Su questo ho qualche dubbio che si racconta da sé, il racconto è impegnativo sempre, ma insomma lo giro. Per le sue opere, grazie ai suoi scritti e le analisi di studiosi. Anch'io insegno storia dell'arte e raccontare questi personaggi non è facile, e per questo ringrazio Forcellino che ci delizia con le sue biografie, tuttavia la passione guida la conoscenza che va sempre arricchita. Ecco, io vi farei una domanda finale, abbiamo ancora qualche minuto, e cioè si può affermare, e questo lo chiedo sia ad Antonio Forcellino che studia l'arte e la restaura, la analizza, la descrive e la racconta, sia a Gregorio che in parte anche la fa. Esiste un concetto di responsabilità di chi, diciamo, riproduce l'arte, la crea, la racconta, oppure il concetto di responsabilità va espunto perché c'è sempre dietro il pericolo della censura? Perché questo è il problema, no? Cioè, quando noi parliamo di responsabilità, ci abbiamo sempre lo spettro di chi decide, chi lo dice. La mia osservazione molto banale è che va benissimo che ci sia una fiction televisiva con anche le caratteristiche che avete descritto, purché se ne parli criticamente. Cioè, io credo che quello che voi due avete fatto sia la cosa fondamentale. Bisognerebbe che lo facesse anche la RAI, per la verità, perché non dimentichiamoci che è il servizio pubblico che ha trasmesso questo sigla, non è un'emittente privata, è il servizio pubblico, che quindi in tema di responsabilità e di qualità del messaggio ha un obbligo, non è una facoltà, è un obbligo. Sarebbe molto interessante se questa discussione, lo lancio come proposta, si facesse in televisione, si facesse in RAI, si facesse, che come viene a Sanremo, sapete che dopo Sanremo c'è il dopo Sanremo in cui si parla per ore dei cantanti, ecco, sarebbe bello se dopo la fiction, che dite, lo lanciamo qui come proposta a Fabrizio Salini, ai vertici della RAI, sarebbe interessante che dopo questa fiction, che ripeto è anche benemerita, come abbiamo detto per tanti motivi, ci facesse un incontri di discussione come quello che abbiamo fatto. Ma vi giro la domanda sulla responsabilità e la censura, perché questo non mi pare i due termini interessanti. Comincerei con Gregorio e poi Antonio. Allora, io penso che la responsabilità ci sia, noi siamo responsabili di tutto ciò che facciamo, tutto ciò, le forme che mettiamo in giro, diciamo, come artisti, ma come scrittori, come uomini, con le cose che facciamo, cioè, ma è una responsabilità individuale. Quindi non è possibile nessuna censura da questo punto di vista. Cioè, meglio che si faccia Leonardo che non ci sia un sinedrio di persone che dicono: ah no, questo non si può fare. Per carità, questo è se. Per cui la responsabilità, io penso che gli artisti debbano essere responsabili delle opere che mettono in giro. E mi augurerei che qualche volta ne siano chiamati anche
diciamo, a darne conto, cosa che non succede. Magari però mi sembra bellissima l'idea di fare un'idea, diciamo, da Rai anni 60 e 70, quella che hai lanciato tu, di fare il dibattito dopo la serie. Ok, ci guardiamo la serie, che è una sequela, diciamo, di... E poi abbiamo delle persone in studio che ti dicono, vabbè, questo non è vero, però lo sceneggiatore l'ha messo per questo motivo, e però le cose poi andarono in quest'altro modo. Sarebbe magnifico, sarebbe un... e probabilmente quei dibattiti sarebbero seguiti da un pubblico più ampio di quello che segue normalmente dibattiti di questo genere, dibattiti culturali. Per cui sì, lanciamo questa proposta con la potenza della casa editrice, adesso mandala in giro. Antonio. Io vorrei finire ponendo pure io una domanda, una cosa che c'entra in questo dibattito, perché io... c'è un altro problema, no? Questi sceneggiatori non è che si alzano la mattina e inventano, prendono dagli studi. In questo caso, per esempio, questo sceneggiato, e a uno studioso fa piacere vedere che la sua idea di un artista viaggia, no? E in questo caso, per esempio, io mi sono trovato nella mia biografia, proponevo di identificare il padre di Leonardo come la figura più estrema dell'adorazione dei magi, e messa lì per manifestare il conflitto. Ora, questa è un'idea che è stata presa pari pari nello sceneggiato, e siccome è un'idea mia, originale, io la riconosco come tale. Però poi, non lo so, uno si dispiace pure però che i propri studi, perché magari quell'idea messa in un contesto che poi peraltro smentisce se stessa, eccetera, ti fa anche dispiacere. Questo chiaramente torna al discorso della censura. Io sono d'accordo con Gregorio, censurare mai e per nessun motivo, e poi ci mancherebbe altro che ci fosse qualcuno che decide quale deve essere l'interpretazione di Leonardo. Grazie a Dio questo dovrebbe essere alle nostre spalle per sempre, no? Però è anche vero che chi ha un potere così enorme di comunicazione come un servizio pubblico, però un po' questo problema forse se lo dovrebbe porre, no? Esiste la ricerca e poi esiste l'uso che si fa della ricerca, e questo è oggi è un problema aperto, è un altro dei problemi per i quali poi alla fine io non ho nessun controllo del mio lavoro, il che può andare bene, ma desta una sorta anche di amarezza quando poi uno succedono cose del genere. In qualche modo ci dovrebbe essere una maggiore responsabilità anche nell'utilizzare il lavoro intellettuale, ma soprattutto una maggiore responsabilità nel rimanere fedeli a ciò che è la ricerca, il lavoro sugli artisti e sulla storia in generale. Questo è un problema che sicuramente facciamo bene a porre, no? Soprattutto al servizio pubblico. Esiste una necessità di fedeltà. Poi tu, se no, racconti un'altra storia, però non la prendi dagli studi che sono stati fatti e non la prendi su Leonardo. Più che altro perché in una fiction fatta così bene può essere un po' un'occasione mancata. Ricordassi che andiamo appunto a vedere il Cenacolo e vediamo un'altra cosa, perché succede anche questo. Bene, allora, occasione mancata è un'espressione che hanno usato anche molti dei nostri ascoltatori, ci hanno scritto. Io vi ringrazio moltissimo, a me è stato molto utile questa discussione, mi ha fatto venire un sacco. Ringrazio molto Gregorio Botta,
ringrazio molto Antonio Forcellino, di cui ricordo come orgoglioso editore il libro Leonardo, Genio senza pace, un libro straordinario, una biografia in cui ritroverete molte delle cose che sono state dette. Se nei prossimi giorni la RAI vorrà considerare l'ipotesi di discuterne, la mia idea è che si hanno discusso con persone molto diverse, non solo persone competenti d'arte o di storia dell'arte, ma anche con scrittori, con sceneggiatori, perché è chiaro che qui il tema che abbiamo discusso chiama in causa tanti elementi, la creatività, appunto il controllo, chi possiede la verità, nessuno la possiede ovviamente, e quindi è una discussione, ma appunto ci vuole una discussione, perché io sono convinto che dei 7 milioni, e siamo tutti contenti, di spettatori, molti non avranno detto: ah, ma io sto vedendo una fiction e quindi so che quello non è Leonardo, quel Leonardo non è Leonardo, o meglio, è Leonardo in una parte ma non lo è in un'altra. Io credo che molti, come è naturale, è normale, va bene, si sono anche abbandonati a questa narrazione. Allora va bene abbandonarsi, ma ci vuole anche qualche anticorpo, ci vuole anche qualche, come dire, balance, qualche bilanciamento di questo abbandono, ci vuole anche un momento critico in cui si possa discutere magari con gli stessi sceneggiatori, con i produttori, con chi l'ha fatto questo serial, delle sue caratteristiche. Vediamo se questa bottiglia buttata nel mare verrà raccolta. Ho detto dopo il serial, ma si può discutere in tutti i luoghi della RAI, si può discutere nei telegiornali, voglio dire, la RAI abbonda di luoghi dove questa discussione si possa riprodurre con tante persone, ripeto, che possono essere competenti. Quindi vi ringrazio molto. Ringrazio tutti quelli che hanno seguito queste discussioni, mi dicono appunto dalla regia che sono stati tanti, ringrazio tutti quelli che hanno fatto domande, non siamo riusciti a trasmetterle tutte, ma ve le gireremo poi successivamente. Grazie e al prossimo appuntamento. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Buonasera, grazie.